assistenza al vostro servizio. Salvezza anticipata e meritata per il Trani, messa in discussione solo nella parte finale del girone d'andata e all'inizio di girone di ritorno dalla lunga serie negativa fatta di tante battute d'arresto e pochi pareggi, che è costata la panchina a Massimo Pizzulli, protagonista durante la sua gestione di un'ottima prima parte di stagione. Poi il crollo che ha trascinato i biancazzurri dal primo posto alla parte destra della classifica, arginato con il cambio della guida tecnica e con l'arrivo in panchina di Pino Giusto, l'uomo che ha restituito serenità al gruppo e ha traghettato il Trani verso la conquista della permanenza, ottenuta tra l'altro con due giornate d'anticipo grazie al successo casalingo con il Copertino. Domenica poi è arrivata la ciliegina sulla torta nell'ultimo turno della regular season con il pareggio senza reti ottenuto contro la Fidelis Andria, che Giusto considera la squadra più forte di questo campionato di eccellenza. Io credo che l'Andria fosse più forte a livello di organico, probabilmente questo è un campionato che lo ha perso l'Andria, lo ha perso il Mola, perché hanno perso appuntamenti importanti, però bisogna dar merito al Gallipoli che ha vinto il campionato dimostrando di avere probabilmente una buona qualità di gioco. Salvezza doveva essere, salvezza è stata, centrato dunque l'obiettivo fissato ad inizio stagione dai dirigenti tranesi alla loro prima esperienza in assoluto nel mondo del calcio. Considerata la qualità della rossa però, qualche piccolo rimpianto per non aver lottato per le posizioni d'élite c'è. Tutta colpa di quel passaggio vuoto citato in precedenza e di una serie infinita di infortuni. Storia vecchia, tuttavia, quella nuova, ovvio, il riferimento alla prossima stagione, potrebbe ricominciare da e con Pino Giusto in panchina. Io mi auguro di sì, adesso è presto, sicuramente fra me e il presidente c'è un grande rapporto e quindi abbiamo il tempo per discuterne in maniera davvero serena.